Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo post partita di Inter-Juve finita 2-1 per la squadra di Torino. Allora, da milanista come l'ho vista? Secondo me l'Inter meritava di vincere, però purtroppo l'Inter ha sempre lo stesso problema, anche contro di noi e contro molte squadre quest'anno, si mangia troppi gol. L'Inter veramente ha sbagliato una caterba di gol. Nel titolo vedete, Handanovic e Buffon devono smettere, perché ragazzi, stasera veramente scandalosi entrambi. Buffon sul primo gol dell'Inter che fa andare appunto andare in vantaggio la squadra nerazzurra con Lautaro Martinez, palla centrale né lenta né veloce, palla normale, Buffon perde palla, gol dell'Inter, papera assurda. Secondo gol della Juventus dopo il pareggio di Ronaldo su rigore giusto per una trattenuta di Young su Cuadrado, anche questa qua è ingenua e senza senso perché la palla usciva sul cross di Bernardeschi. Comunque torniamo al secondo gol. Handanovic esce, la palla era di Bastoni, i due non si capiscono, Handanovic non dice niente a Bastoni e Ronaldo fa gol a porta vuota. Comunque ragazzi, l'abbiamo visto anche quest'anno, oltre a questa partita Handanovic è calato moltissimo quest'anno nell'Inter. Io che comunque qualche volta vedo l'Inter, anzi quasi sempre. Stessa cosa Buffon quando ha giocato quest'anno, qualche papera, anzi più di qualche papera l'ha fatta. Per questo ho messo questo titolo un po' simpatico. Ovviamente sono due campioni che però comunque stanno calando e si vede. Buffon comunque ha una certa età, Handanovic ha 37 anni, quindi ci può stare. Comunque, come dicevo, secondo me in questa partita finita 2-1 per la Juve, l'Inter meritava qualcosa in più. Ha sbagliato moltissimi gol, soprattutto Sanchez a porta vuota, Lautaro qualcosa, Eriksen, Darmian davanti a Buffon. L'Inter doveva essere più precisa e poteva meritare un pareggio o anche qualcosa in più. La Juve è stata brava a sfruttare le occasioni, il solito Cristiano Ronaldo che si fa trovare pronto, magari partita non, diciamo, non fantastica, però Ronaldo è stato bravo a farsi trovare pronto, quindi a segnare i due gol che hanno permesso alla Juve di vincere stasera contro l'Inter. Per il resto ho visto giocatori forti in campo come Barella, come McKennie, come la difesa dell'Inter che comunque è forte anche se hanno subito gol. Bastoni mi piace anche se ha fatto l'errore. Poi De Ligt, un altro fenomeno. Bene Kulusevski, bene anche Bentancur anche se a volte sbaglia qualcosa di troppo. Mi è piaciuta, diciamo, la partita, mi è piaciuta da milanista, l'ho vista una partita spettacolare. Vedremo adesso al ritorno cosa succederà. Fatto sta che la Juve ha un grande vantaggio. Essendo che ha fatto gol due volte fuori casa, l'Inter per vincere deve almeno segnare due gol all'Allianz Stadium settimana prossima, vincere 2-0 oppure fare 2-1 andare supplementari, vincere 3-1, vincere 3-2. Insomma, l'Inter comunque deve fare per forza due gol per sperare di poter passare il turno. Niente, raga, io spero che questo video sia piaciuto, questo post partita veloce. Fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a questa partita e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a questi post partita che non riguardano soltanto il Milan, raga, perché adesso in questo periodo incomincerò anche a portare post partita di altre squadre, perché mi piace parlare anche di altre squadre, non solo del mio Milan, che ovviamente rimane la mia squadra del cuore, però mi piace parlare anche di altre squadre. Stasera appunto vi ho dato la mia analisi generale veloce di Inter-Juventus finita 1-2. Tra l'altro prima della partita avevo pronosticato questo risultato, quindi ottimo così. Niente raga, mi raccomando, un like di supporto, condividete, iscrivetevi al canale, arriviamo presto ai 3600, campanellina per essere aggiornati, sempre forza Milan, ci vediamo domani in un prossimo video, bella!